Walter, a third. Cosa credete che non succede qualche polemica, che si fa come che sono incazzate di brutto, e casino succede per colpa di questo verme puzzo di merda, è un buffonetti a mare lucchese, e c'è grosso universale. Buffonetti di merda, e non la smette, fin quando il giorno le arriverà il colpo di calcio. È arrivato il cagotto cagottus. Fuori, 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 non mi sono più bene. Ah, è sicuro, eh?
più fuoco. Adesso, adesso ricomincia il fuoco, ma io non ti riposo. Per vostro rispetto, non per altro, solamente per vostro rispetto. E deve accendere, vai a cenare, Pietro. Se stai lì, bello, tranquillo, davanti alla televisione, e ti rilasci, non è che puoi stare in giornate sane qua a gridare. Da tutti i poli della terra. 5 dietro. Ma io mangio più tardi, mica mangio adesso, io mangio alle 8. Stai acqua da tutte le... Come di uovo, non come come cogliono due Luigi, senti da lì. Mamma mia, come cogliono. Come cogliono due Luigi. Si nutre di allare al boom. La due Luigi lo vuole chiamare al boom. Hai sentito Luigi? Lo voglio chiamare Mister Alina, la due Luigi. Invece di chiamarlo, come lo chiamavo prima, Cicchirichino, Mister Cicchirichino, lo voglio chiamare. Una cosa del genere. Bumina, oppure Albume. Allora qua sopra gli faccio dare una lezione che non finisce più. Sì, ma l'hanno fatto anche qua da noi una volta. Ascolto, hai capito, tanto tempo fa, Stai attento, Lucchese, capisci? Stai facendo veramente una brutta... Ma guarda, prima... Oh Madonna! Non rispettato, però ritengo che tu sia una persona come me, Lucchese, mi va bene tutto. Lo dico sinceramente, Pietro, Lo vedo, l'ho sempre visto, una persona solare che ha voglia di scherzare. Che qua mi va bene tutto. Contro, veramente... Però stai... Purtroppo non so cosa hai in mente, ma parli, questo non lo accetto, contro i diritti delle persone, parli contro la libertà della gente, contro la fatica delle persone, questo non lo accetto da te, Lucchese. È un piacere a parlare insieme a te, assolutamente, ti stai comportando molto male e da parte mia almeno io non sono giusto come tu, perché stai... Come che tu sei il sudore? Te lo dico sinceramente. Sì, ma io non sono mi scherzato, Se te vuoi che mi hai scherzato, io ti ho risposto. Se io ti muore tu la mattina, no, allora fai la cosa. Invece lo sgocciolatoio mi metta i chiappi. E la bottiglietta con il muto, così tutto il giro del sudore. Se muore acqua in direzione, se la ricordate, sui pistola la chiappa, se hai a poco fare ancora, Poi non lo so come va a finire la faccenda. Rimane la bestia, questo è il bello che è rovinato, ma non è scomparso, telegrafici, quindi quelle persone.
questi sociali, paura. Però te ne accorgerai quando verranno i fatti, te ne accorgerai. Sì, centri sociali, sì, sono bravi, Ma aiutalo, tu puoi chiamare i tuoi gambe. Aiutalo. Certo, non ti preoccupare. Ti faccio aggiustare per le feste quei centri sociali, i camerati. Camerati là, Ma chiama i figli di papà, là, i tuoi, quelli con la testa rapata, ma chiama i tuoi compagni, là, i tuoi camerati, no compagni. I vecchietti, Ma io guarda, viaggio da solo, non mi ha bisogno di portarmi addietro. Va bene. No ragazzi, io vecchietti appresso, io non passo dall'ospizio a pigliare i vecchietti per farmi proteggere. Va bene, tu contenti tutti, va benissimo, contento tu, contenti tutti, per carità. Nessuno è scontento, contento del tuo qualcuno che conosco che quando si muove si porta appresso la ricchezza, per amor di Dio. Ma come ti ho detto? Io sono invitato qua, sai dove è l'indirizzo? Ci vediamo fuori, si porta appresso la ricchezza. Hai il pensiero. Sì, hai ragione, ce lo vuol dire che farò come fai te. Ecco, quando mi muovo passo da luce disponibile. E Giulia, poco fare! Che allora persone vecchie non ce l'ho più fin qua. Non è che da venire, tranquillo come una cosa. Noi ci vediamo fuori, no a casa mia, fuori. Ma io non lo so, dove ci possiamo incontrare. Pasqua. Ma tu forse c'è la vecchietta? Non devi fare il vile, il bianco. Ma io sono. No, qua c'è la camera. Non verrà. Lo so che non viene, un vile, si cacca sotto. Pietro, io lo so, mica lo mando. Allora, sono l'aria qua vicino, c'è. Ma la gente Pietro, lui c'ha la vecchietta. Lui viene con la vecchietta perché insomma. Capita la gente, sto? Pure la gente Pietro, non si muove da mai da solo. Ma un bastardo che non c'è altro, l'unico schifoso. È un bastardo, ma cosa fai tu? Hai capito? Posto. Vieni da questo, tante volte. La porta sempre. Vieni qua su! Non laggiù, qua su porticino tranquillo! No a mare, ma in montagna! Sulla collina! Vieni! Lo sai dove sono! Te l'ho detto! Ci vediamo in qualcuno! Tu ti lo metti a Boscaglia, dove vuoi tu, guarda! Dove ti pare? Metti la pineta, dove vuoi? La Madonna, mi vuoi dare? Lo sai, mi vuoi dare? Scusi, ma questo ti vuole inculare, non che ti vuole dare il culo! No, oh, questo lo voglio tagliare, faccio che storia, lo voglio toccato! A vedere, ma io lo so, non voglio bucare, non voglio. Sicuro, mi fa schifo soltanto. A sto punto, Però lo vuoi portare in un bosco, vedi? Se faccia, so che lo portare nel bosco, mi vuole violentare, ma scherzi. Certo. Ho letto le mie credenziali, Mariana Nagane. Perché la signora Laura ne una famiglia di gambe sui 148 nella sua linea. Perché l'ho chiesto? Ma vieni perché ti tiene cazzate, fatti uomo, sii uomo! Presentati! Un paio di gambe ti presenti! Signori! Questo è il vostro amico, ve lo lascio tutto per voi! Fammi vedere! Ciao! Vi faccio vedere ciò! Brava! Che fanno invidia una 18enne! Brava, quella signora lì, brava. Stavo dire. È scappato la 5 piste, è scappato. Beh, mi sa pure a me che è scappato, eh? È una vergogna. Che? Vabbè. Insomma, che ci vuoi fare? Una vergogna. È una vergogna proprio, mamma mia, come è messo male, è una vergogna.